Nuovo appuntamento a Ponte Cagnano Faiano con Puriamo il Mondo, iniziativa di Legambiente attraverso la quale vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. I volontari picentini si sono dedicati alla pulizia delle sponde del fiume Asa nella giornata di sabato. A raccontare l'attività svolta, il presidente del Circolo Occhi Verdi di Legambiente, Carla Del Mese. Siamo qui per ricordare che questo è un punto fortemente inquinato, come rilevato dalle indagini di Goletta Verde la scorsa estate. È necessario tutelare e attenzionare questo territorio in questi punti critici. L'altro è la foce del fiume Picentino, che pure è stato monitorato come fortemente inquinato, ed è necessario che si faccia un'azione programmata di tutela e recupero del nostro territorio. Come vedete, è un punto che va monitorato e soprattutto per l'estate prossima, la prossima stagione balneare, vogliamo mare pulito, presidio del territorio, completamento del progetto di ripascimento che in questi giorni, in queste settimane vede il varo, ed è necessario che questi diventino dei progetti perenni e permanenti del nostro territorio.